Professor Pregliasco, partiamo dai numeri, perché sono certamente, insomma, numeri che ci dicono che qualcosa sta accadendo. Non tutto quello che vorremmo, non tanto quanto vorremmo, perché purtroppo il numero dei morti, come dicevo in apertura, è ancora molto troppo alto. Ci rispiega un po' questi numeri, anche questo plateau, questa sensazione che abbiamo di stare fermi, ma fermi troppo in alto per quello che avremmo voluto, no? Infatti noi, se non altro, siamo riusciti oggettivamente a lisciare quello che sarebbe stato davvero un picco a mo' di montagna alpina, e quindi abbiamo in qualche modo spalmato questa curva, rendendola però un po' più lunga, ma giusto appunto, proprio per riuscire a fare quello che si vede dal valore, diciamo, migliore fra quelli presentati ieri, che sono solo 18 persone in più in terapia intensiva, che mi pare la parte più bella. Perché sappiamo che la terapia intensiva è fondamentale, sappiamo che la terapia intensiva fa guarire la gran parte delle persone che passa di lì, e quindi questo è l'elemento più bello. Di gran lunga il numero più positivo, questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio, rimane la tristezza orrenda dei decessi, decessi che, come abbiamo detto, sono dopo un percorso lungo di malattia, e per chi non riesce a arrivare alla miglior soluzione, che è quella che capita alla gran parte delle persone, sono ancora così perché riferiscono a pazienti che si sono ammalati. Professore, parliamo un attimo di questa sensazione del plateau. Io la faccio anche, cerco di farla vedere ai nostri telespettatori. È questa linea rossa, no? Che si è più o meno stabilizzata, con un po' di alti e di bassi, ma è più o meno dritta. Esatto, cosa vuol dire questo plateau? Esatto. Questo plateau vuol dire che siamo riusciti a ridurre la contagiosità della malattia in modo artificiale, nel senso che il virus sempre è comunque contagioso, con quei 2,5 di casi medi che ogni soggetto infetto può determinare. Però grazie a questo distanziamento sociale stiamo riducendo nella pratica questo dato. Purtroppo rimangono ancora situazioni di contagi in famiglia, che sarà la frontiera da affrontare oggi, insieme a questi giorni, insieme alle case di cura per anziani, che sono arrivate in una seconda ondata ad avere situazioni terribili, e anche lì situazioni terribili che si trascinano i decessi, perché ovviamente... Professore, le devo fare una domanda molto importante, perché tra l'altro vedo che sta collegando con noi la vice sindaca di Brescia, ed è una cosa che lei mi dice da giorni: ci sono troppi malati a casa, il Covid si cura troppo in casa in alcune zone del paese, perché è vero che noi diciamo meno male, meno accessi a pronto soccorso, meno male, meno terapia intensiva, se poi i malati restano a casa, in alcuni casi, ahimè, come a Bergamo e a Brescia, muoiono in casa, allora qualcosa non funziona. Allora, stare a casa quando la situazione clinica è buona è la soluzione oggettivamente migliore, compatibilmente con il contesto ambientale in cui si vive. È chiaro che quello che è mancato nelle prime fasi, ma soprattutto nel bresciano e nel bergamasco, è stato questo tsunami che ci siamo ritrovati in quel territorio, e quindi l'elemento importante è la possibilità che i colleghi che sono in prima linea, i colleghi di medicina generale, i medici di famiglia, possano monitorare le persone, e quindi, perché ci sta, la gran parte di chi subisce questo coronavirus sta a casa, prende del paracetamolo, si monitorizza la sua temperatura e fa quello che dovremmo fare ogni anno anche con le influenze, cose che non facciamo. Con l'influenza il paracetamolo lo prendiamo. Lei mi sta dicendo che il problema vero è capire qual è il momento, perché il se momento, poi ti ricoveri troppo tardi, questo può creare problemi enormi. Questo esattamente. Questa è stata la sofferenza e il dolore che ha portato sicuramente a contribuire. Aspetti un attimo, professore.